Roberto Floriano, benvenuto a San Giuliano. Grazie mille. E innanzitutto, come sei arrivato? Con quali motivazioni? No, allora sono arrivato con delle grandi motivazioni. È una società che mi cercava già quest'estate, quindi sapevo del loro interesse, quindi è stata una scelta abbastanza semplice e sono contento di essere qua. Tu arrivi da Palermo, dove hai scritto, diciamo, la recente storia, no, della società Rosanero, insomma. Lasci un grande ricordo. Sì, lascio un grande ricordo, ma ho anche un grande ricordo di tutti, perché sono stati 3 anni bellissimi, abbiamo vinto 2 campionati, quindi insomma lascio un pezzo di cuore a Palermo, ma adesso sono qui a casa. Hai da poco, insomma, conosciuto i tuoi nuovi compagni, la squadra sai che, insomma, sta attraversando un periodo non semplice. Cosa pensi e cosa vuoi portare? No, vabbè, io mi metto a disposizione completa della squadra, del mister, della società, e cerco che con la mia esperienza e con le mie qualità di poter aiutare la squadra a superare questo momento e avere una classifica più sorridente. Tra l'altro la Serie C comunque è un campionato che conosci, no? È particolarmente complicato, come abbiamo visto in questi primi mesi. Sì, è un campionato difficile, forse uno dei più difficili i campionati, però secondo me anche a vedere la squadra è una squadra forte, quindi secondo me si possono ottenere dei bei risultati. La storia del San Giuliano, hai avuto modo di conoscerla, una società partita dalla seconda categoria, arrivata in Lega Pro grazie all'impegno della famiglia Luce, che ha portato, insomma, questo storico traguardo in una città come San Giuliano. Sì, sicuramente è un bel percorso e sono contento di far parte adesso di questa società. So che il presidente ha vinto sempre, quindi speriamo intanto di salvarci bene quest'anno. Va bene, grazie Roberto, un saluto per i tifosi. Grazie a voi, saluto tutti.